Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Board Games e dintorni. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like se il video vi è piaciuto e siamo oggi qui con un unboxing. L'unboxing di Dune, War for Arrakis. Ora, dovete sapere che io sono un mega appassionato di Dune. Il secondo film, la parte 2 del nuovo film di Villeneuve, io l'ho adorata, a mio avviso è un capolavoro spettacolare, mi ha dato delle emozioni incredibili, però non vi parlerò del film, anche se vorrei fare, avrei voluto fare un video sul film, però non l'ho ancora girato. E in passato ho provato diversi giochi su Dune, però dico la verità, io di giochi decenti non ne ho trovati. Cioè, decenti non intendo dire che il gioco sia bello nel senso di meccaniche, ma parlando di Dune, la cosa che a me interessa è l'atmosfera, ragazzi. Cioè, è un film, è un romanzo, è una storia dove conta tutto l'atmosfera, le emozioni che ti dà. Ora, lasciando perdere il vecchio gioco che aveva bisogno per essere goduto in pieno, per funzionare, di un tot numero di giocatori al tavolo e quindi per me proibito, ho portato sul canale anni fa il gioco, quello di Dune Imperium, mi pare che si chiami, di cui adesso hanno fatto anche una nuova versione da 1 a 6 giocatori. Comunque un gioco che ha avuto discreto successo, ha avuto un paio di espansioni, e diciamo che mi era piaciuto per quanto riguarda le meccaniche meglio di quanto pensassi, ma mi lasciò completamente freddo, indifferente per quanto riguarda l'atmosfera, perché là dentro l'ambientazione di Dune era appiccicata, a mio avviso. Tra l'altro, nella versione quella che provai io, non c'erano praticamente, non si sentiva la presenza dei vermi, del deserto, cioè, mancava completamente l'atmosfera di Dune, che un gioco di Dune deve avere. Quindi adesso andremo a vedere invece quello che secondo me, e spero tanto di non sbagliarmi, è invece il gioco che forse più di tutti quelli usciti finora dovrebbe avere l'atmosfera giusta per il film. Ripeto, è la cosa più importante. Chiaro, ci vogliono delle meccaniche solide che girino bene, se no la base non regge. Però, ragazzi, Dune, stiamo parlando di un qualcosa che va oltre le meccaniche, quindi ci deve essere l'atmosfera, ci devono essere i vermi, ci deve essere la spezia, la devi respirare nel gioco, cioè ci deve essere quello, ci deve essere l'epicità. Andiamo ad aprire questo Dune, War for Arrakis. Eccoci qua con la scatola del core. Ora, chiariamo subito una cosa, questa non è la versione KS, io non feci il KS. È una versione retail normale, perché a mio avviso questo gioco non aveva bisogno della KS. Cioè, a parte il prezzo, ritenni che la KS effettivamente aveva tanta roba bella in più, ma che comunque era veramente in più opzionale, e quindi ho deciso di prenderlo uscito in retail, cioè appena uscito in retail da uno store in Inghilterra, a un ottimo prezzo, tra l'altro era anche scontato. Ho deciso di prenderlo di edizione retail, sia per risparmiare, sia perché comunque una delle pochissime volte in cui tutti gli orpelli che ci sono nelle versioni KS per questo gioco sinceramente non mi andavano. Tra l'altro la versione del KS ha una scatola veramente enorme, quantomeno in altezza dovrebbe essere molto più grande di questa. Questa qua io pensavo fosse più piccola, comunque, perché siamo sempre davanti a un scatolone di tutto rispetto, molto più grosso, diciamo, delle scatole quelle normali di board game. Certo, non è alla pari dei Monster Game che vi ho portato sul canale, però comunque è un bello scatolozzo, molto bella la scatola, la grafica è chiaramente ispirata al film, anche se non è assolutamente identica, però a mio avviso è parecchio ispirata al film, l'ultimo film. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Guardate, anch'io lo apro adesso per la prima volta, quindi non ho assolutamente idea di cosa aspettarmi, e quantomeno grazie a questo video voi vedete che differenza c'è tra la versione retail e quella KS. Allora, vi dico subito che da quanto ho visto io, cioè la miniaturona del verme gigante, che è una roba opzionale che serve praticamente a un tubo, cioè non vi va a cambiare quella alle partite, e ci sono un bel po' di personaggi alternativi che però fanno parte di storyline alternative. È un po' come se fosse adesso non mi viene what if, ecco, se fosse una cosa del genere. A me sinceramente non interessava, cioè non voglio vedere il Duca Leto che gira su Arrakis a mo' di Paul Atreides, sinceramente, cioè mi attengo a quello che è la storia canone. Quindi, ripeto, tutto il resto dovrebbe essere identico. Ecco, l'unica cosa che io
rimpiango un po' del KS, però non ne valeva il prezzo. Sono invece gli edifici quelli di plastica, molto meglio dei token perché ti saltano all'occhio sulla mappa, erano molto carini e quelli un po', devo dire, li rimpiango. Facessero magari una scatolina con dentro quelli, probabilmente li recupererei se il prezzo non è proibitivo. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua dentro. Abbiamo il rulebook, che non è esagerato per i miei standard, sono una quarantina di pagine abbondanti, diciamo che siamo entro i limiti classici. Poi abbiamo queste board, in realtà mi sembrano veramente light. Ecco, mi viene il dubbio che forse, questa l'apriamo subito. Forse l'edizione KS aveva le board belle spessotte. Perdonate l'italiano schifoso che mi sta uscendo dalla bocca in questo momento. Cioè, belle spesse. Aveva proprio delle board di cartonazzo. Invece mi sa che qua le board fanno abbastanza schifo. Così è la mia impressione, però vediamo. Questo è un gioco che fortunatamente non ha troppi token. Ok, allora abbiamo i token che sono di cartone, neanche tanto spesso, diciamo che ho visto di meglio. Qua ha preso una botta, ma tanto è solo la sprue. I token sono tutti quanti intatti, sani e salvi. E le board, che sono di carta praticamente. È un cartonato un po' più pesante della carta, ma molto più leggero di una board reale. Sì, non è malaccio per carità, anche così non è malaccio, però cioè, si potevano sprecare a mettere anche nella retail, cioè le board quelle del KS non sarebbe stato una cosa così onerosa, dai, potevano anche metterla, visto che comunque è un gioco che non ha un prezzo diciamo proprio economy. Ok. Adesso io non so se nel KS sono così tutte suddivise queste board o meno, diciamo che avendole tutte divise è abbastanza pratico, poi vabbè queste le lasci sul tavolo spiaccicate, però ecco sono leggerine quelle lì, e anche questa qua che è quella che gestisce la spezia, qua ci vanno i token, insomma un po' leggerina sta roba, avrei preferito qualcosa di fatto un po' meglio, però vabbè. Abbiamo risparmiato sul KS. Allora, qua abbiamo tutte miniature praticamente, pesucchiano. Questo direi di andarla a vedere dopo. Poi la board, spero che questa sia identica. E le carte dove cavolo sono? Scusate, allora, perché forse sono insieme alle miniature. Allora, guardiamoci il tabellone intanto. Controlliamo che non ci siano botte strane, no, questo sembra integro. Adesso devo stare attento io a non fare danni tagliandolo qua. Ecco, nel mentre che apro qua, vi dico subito che ho intenzione di portare in uno dei prossimi video, se non il prossimo, un due chiacchiere con gameplay incorporato di Blade Rondo. Che devo dire mi ha stupito perché è veramente un gran gioco uno contro uno di carte, ma anche uno contro solitario, diciamo, è veramente un gran giochillo. Allora, la mappa qua mi pare bella, il cartone è bello spesso, e poi ragazzi, questo qua è quella che deve essere una mappa di Dune, cioè è proprio il pianeta, la parte nord del pianeta. Ora ne apro solo metà, però questa vi fa vedere quanto è grande la mappa completa, è il doppio di questa. Questa qua è molto buona. Immagino che sia identica a quella del KS, ci mancava solo che andavano a mettermi la mappa risparmiosa qua dentro. Ok, allora andiamo a aprire l'ultima scatola che in questo formato è scomodissima, perché ogni volta che ci devi giocare, aprire sta roba, io odio quando fanno queste cose qua. Il KS non cambia, avete la stessa roba solo molto più grande. Però fatta così, questa qui è la Camon che fa ste cacchio. Scusate, mi sta venendo una parolaccia, che fa ste robe fatte così a cacchio. Ok, ed eccoci qua con tutto ciò che c'è dentro realmente nel gioco, che non è poca roba. Allora abbiamo dei dadi.
che mi piacciono parecchio, sono tanti dadi, sono customizzati per i combattimenti, sono tutti custom questi dadi qua, molto belli i dadi, mi piacciono, che sono un po' scuri però la loro porca figura la fanno. Li mettiamo lì dentro. Poi abbiamo le carte, i mazzi di carte che sono un po' meno del KS perché chiaramente non ci sono tutte i personaggi quelli extra del KS. Ha una grafica un po' stile un po' retro che devo dire non mi dispiace. Il fatto che non ci siano tantissime le carte da gestire anche lì non mi dispiace come cosa. Vediamo un po' le miniature. Allora, qualità delle miniature. Miniature, ho sentito dire che erano un po' piccoline, ma devo dire che come size ci stanno, perché un wargame, se fossero più grosse, sarebbe un macello sulla mappa. Non mi sembrano malaccio, diciamo che sembrano abbastanza dettagliate, non sono chiaramente a livelli di sculture quelle da andare a, diciamo, a singolo personaggio, considerando che sono, ce ne sono un sacco tutte identiche, tipo soldatini. Però non sono malaccio, il dettaglio c'è, cioè sono molto fini come miniature. Queste qua, pitturarle sarebbe una gran cosa, però ci si impazzisce, se sono veramente troppe. Sono, non so, 100 e passa miniature, adesso non ricordo, dietro c'è scritto sulla scatola, vediamo un po' quante sono. Sono 129 miniature. Allora, qua dentro c'è scritto 129 miniature, 9 plastic stand, 24 dadi, 2 board, 7 dashboard, 125 carte che non sono tantissime, 86 token, un rulebook. Tutto sommato come materiale non è tantissimissimo. Devo dire che la cosa mi fa solo piacere. Questo qua io penso sia Muad'Dib. Questo qua dovrebbe essere, penso, Paul Atreides. Ora, per riconoscere i personaggi, vediamo se c'è scritto qualcosa qua dietro. No, direi di no. Ci si fa affidamento alle figure sulle carte. Questo c'è, i capelli molto lunghi, a me sembra una femmina questa, forse questo non è Paul Atreides. Questo però sono sicuro che è Stilgard, perché l'ho vista nella pagina del KS. Questo è Stilgard, un po' piccolino. Questo qua è il tizio con lo strumento musicale, che non mi ricordo mai come si chiama, mi sfugge il nome, perdonatemi. Ah, questa qua è Alia, la sorella di Paul. C'è anche lei. Questa pensavo fosse un personaggio da KS, invece c'è anche lei. Dimmi che Paul è questa, cioè sembra una femmina. Questa dovrebbe essere una versione di Paul, perché Paul è in versione Muad'Dib e in versione normale. E questa penso che sia... Ah no, forse Paul è lui. Normale, Muad'Dib. Questa forse è Chani, forse. Questi sono i Fedekin e tutti i vari personaggi, diciamo, della fazione dei Verdi. Poi andiamo a vedere qua sotto gli Harkonnen, che tra l'altro hanno le miniature più carine. Allora, Faid, questo qua, sì, certo che vedere la pagina del KS dove l'hanno ingigantito di brutto si vedevano molti più particolari, però no, comunque le miniature sono particolareggiate, non sono niente male. Vediamo il nostro barone svolazzante, ecco qua. Poi abbiamo, questo qua dovrebbe essere Raban, la bestia. Poi altri personaggi, allora vediamo i Sardaukar. Sardaukar dovrebbero essere questi. E anche qui, come le KS, sono in due pose. Abbiamo multiposa. Questi mi piacciono parecchio, i soldati qua, con i cecchini. Penso che siano degli Elite. Poi ci sono i soldati normali Harkonnen, che hanno dei begli elmetti, solo che adesso, ragazzi, io non ci vedo un tubo, perché con la luce fuori del sole e l'oscurità qua dentro non riesco a vederne i dettagli. La sera forse li vedrò meglio. Ma andiamo al pezzo forte, che sono i vermetti e i mezzi. Sono la cosa più bella a livello di miniature di questo gioco, sono i vermi e questi mezzi qua. Allora, i vermazzi devo dire che sono comunque grossi anche questi, fanno la loro porca figura, spiccheranno sicuramente tanto. Ce ne sono 4 normali e poi ce n'è uno speciale qua che non ho idea di cosa serva, deve essere per una meccanica particolare del gioco,
manca, non essendo la versione KS, quello gigantesco che però, ripeto, a mio avviso non ne valeva poi così la pena. Poi abbiamo gli ornitotteri, che da sono 6 ornitotteri, questi qua sono a uso esclusivo degli Harkonnen, hanno un design leggermente diverso da quelli del film, però sono, devo dire, molto belli anche loro. Ecco qua. Poi abbiamo questi che penso siano i generali, i comandanti speciali. Abbiamo gli harvester, i mietitori della spezia. Carini anche questi, belli, belli massicci sono questi qua. Mi piacciono parecchio. E ce ne sono tanti di harvester, ecco, adesso sono 8. 3 e 4, 7. 7 harvester e poi questi qua che sono... quello che mi piace di più come modello è l'ala trasporto, veramente carina come design, sembra uscita dal film Conan il ragazzo del futuro, molto molto bella. Ecco, notare che sembra questa che possa portare un trasporto, ma in realtà non dovrebbe esserci modo di portare un tubo, cioè non sono state fatte per portare nulla, infatti non si può incastrare, è tutta scena. Questo perché anche come meccanica è una cosa molto veloce. Quando avete una di queste in grado di salvare un harvester, voi togliete dalla mappa entrambi, cioè non fate il giochino di stare lì da trasportare fisicamente, meccanicamente l'harvester. Però è molto carina, mi piace molto il design, molto scenografica, molto bella questa qua sul tavolo, fa la sua figura. Poi chiaramente ci sono questi stendini qua di plastica, sembrano parecchio solidi. Ultime parole famose, vediamo un po' se mi entra qua. Pare non entrare. Mettete questi sulla mappa, insomma, la loro porca figura. Queste ali trasporto la fanno. Ok, niente. Io spero che questo gioco qua sia decente, ragazzi. Cioè, da quello che ho visto, da quello che so, pare un bel gioco. Pare finalmente un gioco che possa, come dire, rendere giustizia alla saga di Dune, di Dune. Questo andava qua sopra, boh. Vediamo un po'. Adesso non mi ricordo più come si impilano questi, ma penso che andavano così. No, penso male. Ecco qua, ce l'ho fatta. Ecco, bisogna dire che la scatola qua, se si vuole giocare parecchio a questo gioco, a mio avviso bisogna organizzarsela in maniera un po' diversa, perché così, ma non so quanto possa essere comodo star lì a tirarsi fuori tutta sta roba ogni volta. Tra l'altro qua ho veramente serie difficoltà a ricoprire il tutto. Ok, e niente ragazzi, questo qua era l'unboxing di Dune War for Arrakis versione retail, quindi niente diciamo cosucce dal KS. Ah, visto che ci siamo, un'altra cosa che ho preso, allora insieme a questo ho preso anche l'espansione, quella della Gilda Spaziale. Perché? Perché secondo me ci stava benissimo. Ora, tra l'altro, è l'unica espansione acquistabile in retail perché l'altra, gli Smuggler, sono esclusiva del KS, e quindi l'ho presa anche perché gli Smuggler mi pare che sono una fazione che si può affiliare a una o all'altra di queste qui, però è bene o male la stessa roba, insomma. Questa invece dovrebbe dare uno strato in più al gioco, uno strato strategico in più. E poi è molto figo, sono molto fighe le navi spaziali, alcune di queste probabilmente si usano anche sul pianeta per disintegrare gli avversari, e qua tra l'altro questa cosa può essere usata sia da una fazione che dall'altra. Quindi questa devo dire che mi sfizia parecchio e adesso l'andremo quasi quasi ad aprire. Datemi tempo di mettere via le miniature qui. Questa qui, da quanto ho letto, è un optional. Molto molto buono, diciamo che ho letto commenti entusiasti su questa espansione, gente che non ne fa a meno, speriamo che sia vero, però devo dire che mi sfiziava, mi piacevano veramente tanto le navi spaziali, io ho un debole per le navi spaziali, zoomiamo un pochettino su questa che è un po' più
piccolina. Allora, abbiamo qua un manuale con penso nuove carte, nuove plance. Tra l'altro la plancia si integra, si dovrebbe integrare perfettamente col tabellone, perché questa qua si va a mettere su un lato del tabellone e va a completare il tabellone. Carine, carine le miniature. Allora, abbiamo nuove carte, non tantissime, sono qualche decina di carte. Abbiamo queste cosine qua, sono morbide da mettere sotto le miniature neutre per farle schierare da una fazione o dall'altra, cosa interessante. E poi abbiamo le miniature delle navi gigantesche. Ecco, bisogna dire che oggi come oggi i giochi a volte tendono ad avere troppa fuffa e poca sostanza, e molte volte le miniature sono messe anche un po' a sproposito. Però ragazzi, la miniatura vende il gioco. Cioè, se questo gioco non avesse avuto queste miniature così fighe, ma avesse avuto degli stendi di cartone o roba cartonata, a mio avviso sarebbe stato molto meno appetibile, e io stesso non credo che l'avrei recuperato, cioè sarei andato a prendere, non lo so. Cioè, la miniatura devo dire che la sua la fa, c'è poco da fare. Ok, allora, anche qua, queste sono molto massicce, iniziamo a prendere, questa non ho idea di chi cosa sia, però ho il cioè, suppongo che possa essere un navigatore della Gilda, ma non ne ho idea. Poi abbiamo le navi, che sono identiche ma cambia il colore, pensavo fossero diverse, ma invece sono identiche, sono molto carine, nel senso che sono molto... simile a quello che uno si immagina guardando dei film. Carine, queste viaggiano, penso che ci vorrà un po' di tempo di viaggio prima di schierare le truppe. Poi abbiamo questi che grazie al cielo sono diverse, queste sono tipo degli penso incrociatori, sono delle astronavi che dovreste poter usare proprio come mezzi molto molto potenti sul pianeta, e anche queste fanno la loro porca figura, devo dire molto molto belle, molto massicce. La loro figura la fanno. E poi questi qua sono i rinforzi, non so se sono Sardauker anche questi, a vederli effettivamente sembrano dei Sardauker anche questi, o sono truppe d'elite o Sardauker, sono una roba del genere, molto belli. E questi qua, ce ne sono parecchi, vanno a rimpolpare diciamo i due eserciti, immagino in base a chi paga di più. Ok ragazzi, questa qua era l'espansione, molto molto easy, speriamo che questa qua sia veramente un'espansione decente. Adesso qua come si mette via non lo so, quindi scatolamento della Camon è veramente atroce, però lo sappiamo. Ecco qua, e qua era Dune Retail con espansione la Gilda Spaziale. Ok ragazzi, spero che questo unboxing vi sia piaciuto, per questo video è tutto. Ciao a tutti da Board Games e dintorni.